Io sono Rade, ho sentito che tu ti chiami Alessandro, è un gran piacere conoscerti. Come stai? No, io sto bene, dai. Tutto bene. Quanti anni hai? Faccio 14 anni a novembre. Ah, ti chiedo adesso ufficialmente, quando e come ti sei innamorato del Milan? Allora, io seguo il calcio in realtà anche da un anno prima, da quando mi sono appassionato al Milan. Mia mamma mi voleva convincere ad andare verso la strada da Juventino. Solo che mio nonno, all'età di circa 4 anni, è intervenuto dicendo di non seguire la Juve, ma di seguire dei colori che hanno rappresentato la storia del calcio. E da Hai lì mi fatto è iniziata bene. a raccontare tutta la storia, dalle Champions ai grandi giocatori e anche da alcuni scudetti, diciamo, importanti. E da lì, appunto, da 4 anni tifo Milan. Comunque, quindi hai seguito il cuore, no? Sì. Quindi la partita più bella del Milan che ti ricordi? Forse una delle più recenti, la rimonta sulla Juve. Questa è l'ultima? Bella Una delle sì. rimonta. E la tua famiglia sono tutti tifosi del Milan o solo tu? No, tutti diversi. Mio Tutti diversi? Ok. papà si fa a Perugia in Serie B, perché ha abitato a Perugia da piccolo. Ah, ok. Mia mamma è juventina. Mentre mio fratello non tifa nessuno in Italia, in realtà tifa Manchester United dall'estero. Ah, in Inghilterra, ok. Pioli, ha mai pensato alle voci così o ha sempre lavorato tranquillo? Mamma mia, sei un giornalista, oh. No, mister è stato sempre tranquillo, no? Anche noi i calciatori stavamo sempre tranquilli e sapevamo di essere una squadra forte e aspettavamo solo il momento giusto, che come hai visto è arrivato adesso purtroppo alla fine, ma comunque si può dire che è stata una bella stagione del Milan. Da bambino, a chi ti ispiravi? Chi era il tuo idolo? Io da bambino avevo due idoli, diciamo, che sono Ronaldinho e Kakà. Ronaldinho più nei tempi del Barcellona che Sì. il Milan, e Kakà certamente quando giocava qua al Milan, quando ha vinto il Pallone d'Oro. Quando hai sentito delle voci del Milan, del trasferimento, il tuo umore com'era? Sono in Italia da 5 anni, ho giocato 4 anni nell'Empoli e sicuramente che aspettavo questo momento da tempo. Non pensavo sinceramente di forse di venire subito in una squadra così forte, così grande, importante, ma sicuramente che ero contentissimo, ho pianto anche quando ho sentito, quando è finito tutto, quando mi hanno chiamato e mi hanno detto che hanno fatto d'accordo con i miei agenti. Quindi è una grande emozione, davvero. È stata l'esperienza più bella della mia vita, sinceramente. Il giocatore più forte con cui ti sei allenato, con cui hai giocato. Ovviamente Ibrahimovic. Che prima di lui, non lo so, forse nazionale con Pjanic, Dzeko, non lo so, anche nel Milan adesso sono tanti giocatori forti, forse saranno ancora più forti tra qualche anno, ma adesso siamo una squadra giovane, quindi nessuno di noi non è ancora a livello di Ibrahimovic o qualcuno del genere. Ma comunque la mia risposta è Ibrahimovic, che fino adesso è il miglior compagno. Quindi sicuramente Ibra è il tuo giocatore preferito del Milano. Sì. Da Donnarumma, Donnarumma, ok. Romagnoli, Bennacer, Ok. e c'è anche Rebic. Ah, Rebic ti piace pure? Mio ruolo. Ah, tuo ruolo? Quindi preferisci giocare attaccante esterno? No, gioco esterno, io. Sì. Sei un destro? Sì. E tu cosa vorresti fare da grande?
Allora, il mio ultimo sogno da bambino era proprio diventare quello di un calciatore. Ok. Però ora che vado a fare le superiori informatico, vorrei fare, cioè non ho ancora l'idea chiara su cosa fare da grande. Ci devo riflettere, non so bene ancora cosa fare. Ah, ok. Va bene, sei ancora giovane. Non è ancora il tempo a pensare di queste cose, quindi avrai ancora tempo di pensare. E quindi Alessandro, che tipo di tifosa sei? Prima della partita del Milan, non so perché, ma inizia a battermi il cuore, non so perché. Mi definisco adrenalinico proprio per questo. E ad ogni gol ho un'esultanza troppo frenetica, mi verrebbe da dire. Mentre quando si subisce gol, capita. E vabbè, può capitare. Non so definirmi proprio a parole come tifoso. Diciamo che quando c'era la rimonta della Juve, sulla Juve ho esultato come un mezzo pazzo, sembravo un ubriaco. Simpatico. Sei molto più bello quando ridi. E mi dici i tuoi giocatori, se ti ricordi di qualcuno del passato del Milan, i tuoi preferiti, idoli, non lo so. Del passato sicuramente mi faceva Shevchenko. Andrea, ok. Mi piaceva Van Basten, Gullit. Ma non ti mica ricordi di questi giocatori, è tutto quello che ti ha raccontato il tuo nonno, Sì, cioè mi ha raccontato tutto quello che facevano, tutto quello che hanno vinto, i palloni d'oro no? e Sì, tutto. sì, sì. Concorrenza è troppo forte, sono stati troppi giocatori bravissimi nel Milan, nel passato e speriamo anche nel futuro che staranno. Vorrei sapere proprio il perché tra tutti quei commenti hai scelto proprio il mio. Non so. Sinceramente mi sono trovato che ti ha raccontato tutto il tuo nonno perché anch'io avevo una situazione simile a casa, perché anche da noi, nel nostro paese, prima si guardava solo Serie A, nessun altro campionato e quindi tutti sapevano di tutto di calcio, di Serie A. E quindi posso dire che anch'io ho una storia simile, quindi ho scelto per quel caso. Se ci sarà una squadra dopo Milan, in che campionato, in che squadra ti troveresti? Non lo so, davvero. Per me questa è la squadra migliore, davvero. Quello penso davvero. Non era il mio sogno, quindi l'ho realizzato e non devo andare più da nessuna parte. Se vado non è perché forse amo quella squadra. Io sto adesso nella squadra che mi piace, che la amo e la prossima sarà sicuramente una scelta della carriera, non di cuore. In allenamento, nelle partitelle, in queste cose, c'è qualcuno di competitivo, qualcuno che si arrabbia se perde e se vince si inizia ad esaltare? Che si arrabbia quando non vince, ok? Siamo, diciamo, più o meno tutti così, tutti vogliamo vincere, questa è una bella cosa. Ma che si arrabbia di più, forse anche quello Ibra, no? Non c'è nessun altro che si arrabbia così tanto, ma dico, arrabbiarsi in allenamento, perdere, certamente è una cosa positiva. Senza quello non andiamo a nessuna parte, quindi ci arrabbiamo tutti, sinceramente. Quindi Alessandro, è stato piacere Sì, anche per parlare me. con te e raccontarti qualcosa. Spero che hai capito tutto quello che ho detto, Sì. perché il mio italiano non è come tuo. E niente, ripeto, è stato un piacere. Prova a venire un po' più spesso a San Siro a vedere le nostre partite, perché il prossimo anno sarà quello giusto. Tutti speriamo così. Per me invece è stata un'emozione incontrare un giocatore della mia squadra del cuore, quindi non so come spiegare. Ti ringrazio. Niente, ciao Alessandro. Ciao, Rade. Ti voglio bene. Ciao.